Salve a tutti gli utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 15 con gli overall dei giocatori. Ho saltato qualche giorno per un evento importantissimo che poi vi parlerò e perché si era rotto il Mac, però adesso sembra che sia tornato a funzionare. In ogni caso vi ho voluto mettere due giocatori che faranno discutere perché sono i due giocatori che hanno il più alto valore per la Serie A. Stiamo parlando di Carlitos Tevez e di Arturo Vidal, ovviamente due giocatori della Juve. Ci può stare, mi aspettavo qualcosina in più magari da Higuain, quindi magari un 85 anche lui, però avrà probabilmente 84 o di meno. I valori non sono malissimo, Tevez notate che è stato molto aumentato per quanto riguarda la velocità, quindi molto bene. Vediamo un po' come si comporteranno, saranno due giocatori da tenere sicuramente d'occhio per una squadra di Serie A. Passiamo poi a quelli che hanno svelato oggi, gli altri li trovate in descrizione. In ogni caso partiamo con Kompany 86 di valutazione, quindi sempre un valore alto, è più o meno come l'anno scorso, quindi un difensore non velocissimo con 73 ma con un grandissimo valore di difensivo e anche un buon valore di fisico, quindi un difensore roccioso, difficile da superare, sarà probabilmente la prima scelta per quanto riguarda il campionato inglese. Vi ricordo che il suo partner David Luiz si è trasferito al Paris Saint Germain. Passiamo ai giocatori con più di 87 di valutazione. Lewandowski, il primo, giocatore straordinario, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, quindi potrebbe essere l'attaccante ideale per una Bundesliga. Ho idea che costerà parecchio, credo che andrà sopra i 100.000 crediti, ha buoni valori, mi aspetto grandi cose da Robert Lewandowski. Parlando sempre poi di Bundesliga, parliamo del compagno di squadra di Lewandowski, ovvero Philipp Lahm, e notiamo subito una cosa: passa da terzino destro, come era su FIFA 14, a centrocampista difensivo centrale, come lo utilizza un po' Guardiola. Non mi piace tantissimo in questa posizione perché non è altissimo, potrebbe funzionare solo in un 4-2-3-1, sicuramente in un 4-1-2-1-2 non potete utilizzare Lahm perché è veramente basso. Passiamo un attimo al Real Madrid e abbiamo Bale. Bale anche lui ha subito un cambio di posizione da AT come all'inizio di FIFA 14 a esterno destro, motivato perché comunque nel 4-2-3-1 gioca largo a destra. Ottimi valori perché è un giocatore straordinario, ancora più veloce dell'anno scorso, buon dribbling, buon tiro, 4 stelle skill, solo 3 stelle piede debole, costerà l'occhio della testa, quindi se lo trovate in un pacchetto all'inizio sarete sicuramente fortunati. Altro suo compagno di squadra è Sergio Ramos. Sergio Ramos sempre con questo work rate alto medio che lo rende un pochino più ostico da utilizzare in difesa, però come sempre un difensore molto veloce con 79, buoni valori difensivi, anzi straordinari valori difensivi con 87 e un buon fisico. Poi dribbling, passaggio, lasciando un po' il tempo che trovano in un difensore, però è giusto farli vedere. Per quanto riguarda i centrocampisti del Real, troviamo Modric, un giocatore straordinario, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, potrebbe essere un trequartista interessante per una Liga BBVA, non credo costerà tantissimo già dopo un mesetto di gioco, credo che sui 20-30.000 crediti lo trovate o anche a meno, però per un trequartista ha tutto quello che gli serve. Quello che invece era un trequartista, che adesso per me verrà utilizzato molto ma molto meno, è David Silva. David Silva perché? Perché prima era trequartista, adesso è sicuramente un esterno sinistro, però ha alto basso di gol, quindi non può difendere, quindi è un esterno molto offensivo che dovrebbe essere utilizzato come AS. Il problema è che gli inglesi andranno sicuramente a puntare la velocità e in David Silva questa velocità non è un granché, neanche il tiro è così straordinario, quindi magari in una Premier top si punterà ad Hazard, per farvi un esempio. Altro difensore probabilmente, insieme a Sergio Ramos, il più forte del gioco, anche sì, al 100%, Thiago Silva, 78 di velocità, quindi scende di velocità sotto l'80, secondo me immotivato perché è velocissimo, però 90 di difesa, ottimo fisico, il work rate è perfetto perché è medio-alto, quindi potete già pensare a come contrastare la coppia Silva-David Luiz che spadroneggerà in campo su FIFA 15. Per quanto riguarda gli ultimi due giocatori, due attaccanti del Manchester United, il primo è Robin Van Persie, 88 di valutazione, quindi secondo me abbastanza alto perché nel club non ha fatto una grande stagione, il mondiale invece è abbastanza positivo. In ogni caso i valori sono come quelli più o meno dell'anno scorso, quindi ottimo tiro, buon dribbling, la velocità non è altissima, però 4 stelle skill, 4 stelle più debole, un attaccante che sa il fatto suo come sa il fatto suo Falcao. Falcao, anche lui, statistiche abbastanza simili per certi versi a quelli di Van Persie, perché anche lui ha 4 stelle skill, 4 stelle piede debole,
È un po' più basso, forse di testa sarà meglio, anche se il colpo di testa non è più indicato, però il tiro qualche punticino in meno, comunque due giocatori molto simili, vedremo se li troveremo in campo nelle squadre di Premier League. Adesso mancano solo gli ultimi 10 giocatori che dovrebbero essere Messi, Ibrahimovic, Ronaldo, Iniesta, Suarez, Ribéry, Robben, Hazard, Schweinsteiger e Neuer, quindi per la Premier League manca solo Hazard, Falcao e Van Persie dovrebbero essere gli attaccanti più forti per questa Premier League. Quindi ditemi un po' cosa ne pensate di questi valori. Noi ci rivedremo domani e vi invito già a salvarvi oggi una data: lunedì alle 16 arrivano 3 video, a partire dalle 16, video veramente veramente importanti, grandissima anteprima, ma non vi posso dire di più. Noi ci vedremo presto, ciao a tutti.